L'obiettivo del biosimilare non è quello di dimostrare l'efficacia in una determinata malattia o in un'altra malattia. Questo è già stato dimostrato dall'originatore. L'obiettivo del biosimilare, da un punto di vista autorizzativo, è quello di dimostrare l'uguaglianza degli effetti. Quindi, se si presuppone che il meccanismo d'azione del determinare una terapia e la dose sia la stessa, è chiaro che è presumibile che praticamente l'originatore e il biosimilare abbiano la stessa efficacia anche nelle altre indicazioni in cui non è stato sperimentato. Questo è stato l'assunto dell'EMA da questo punto di vista, fermo restando che in alcune condizioni chiede la sperimentazione anche in altre malattie. Detto ciò, è auspicabile, e questo è compito delle singole società scientifiche a livello nazionale, delle varie nazioni, che vogliano estendere il livello di conoscenza anche alle patologie in cui non è stato condotto lo studio clinico autorizzativo. Ma l'approccio dell'EMA è stato quello di dire: bene, se in effetti è valida per 1 o 2 patologie, il farmaco è lo stesso meccanismo, la stessa azione, perché non dovrebbe funzionare nelle altre? Cioè, ricordiamoci che adesso molti di questi farmaci noi li utilizziamo anche off-label, cosa significa? Li usiamo anche in patologie rare, ad esempio, insomma, malattia di Becher piuttosto che altre malattie, in cui sostanzialmente possiamo utilizzare in maniera indifferente dal mio punto di vista il bioriginator e il biosimilare. Il problema è che ovviamente non esistono studi in patologie rare che ci possano chiaramente far comprendere che cosa stiamo facendo e qual è l'endpoint primario, però i risultati molto spesso sono assolutamente significativi, per cui dobbiamo anche considerare che una quota parte dei pazienti che trattiamo, li trattiamo off-label, cioè non seguendo indicazioni specifiche né indicazioni di estrapolazione, ma semplicemente perché il meccanismo patogenetico ci induce a pensare che nei soggetti resistenti alle comuni terapie questi farmaci possono funzionare.